Cari amici, stiamo per concludere questo anno solare. Mi viene voglia con voi di suggerirvi un piccolo bilancio. Allora, andiamo innanzitutto alla vostra realtà di coppia, perché è la vostra identità di coppia che è un servizio. Perciò ci facciamo alcune domande. Siete cresciuti in quest'anno come coppia? Vi volete più bene? Vi siete sorpresi l'un l'altro con gesti di amore? Provate a pensarci. Quante volte avete sorpreso vostro marito, vostra moglie con qualcosa di bello, con un gesto, con una parola, con una proposta? Siete arrivati ad amare il coniuge anche con i suoi difetti, né i suoi difetti, perché ha quei difetti ad amarlo di più? Cioè arrivare ad amare perché ha quel difetto, come fa Gesù con noi. I vostri figli godono del vostro amore? Li vedete soddisfatti quando stanno con voi? Godono del vostro volervi bene? Nuotano in questo oceano d'amore che voi avete costruito nella vostra reciproca relazione di amore? È ovvio a questo punto che ci può anche dire l'altro versante. Il vostro servizio esprime l'identità di Mistero Grande. Come la vostra casa è il luogo dove Mistero Grande esercita le sue strategie d'amore, ascoltando, accogliendo, aprendo la porta. Cioè la vostra casa ha una strategia di amore, proprio perché vi abita Mistero Grande, ha una strategia di amore. Come amate le vostre parrocchie, il vostro parroco? Lo amate come Gesù lo ama? Trovate piccoli modi semplici per farsi presenti, gli auguri, un'attenzione, un passare a salutare. Poi anche ovviamente quando e come si può un partecipare, un collaborare. Siamo Mistero Grande d'amore per chi ci incontra. Chi ci incontra trova una piccola acqua santiera dove si può appena attingere il dito nell'acqua o trova un mistero grande, un oceano grande d'amore. Si sente avvolto dall'amore. Come esercitiamo, mettiamo in atto questo mistero grande che è in noi? Come coltiviamo il mistero grande collaborando? Collaborando nell'equipe di mistero grande, coinvolgendo altri nell'equipe di mistero grande, puntando sempre al far famiglia grande, a non coltivare il piccolo, a non coltivare l'individuale. Perché l'unità di coppia è fatta per costruire l'unità grande, l'unità di coppia è fatta per costruire l'unità grande. E dopo questo breve esame di coscienza è giusto garantirvi, e lo posso fare con tutta certezza, garantirvi che avete tutti un grande deposito bancario che vi dà sicurezza per i futuri investimenti, per tutto quello che vorrete fare per il prossimo anno. È lo Spirito Santo. Vi auguro di scoprire tutta la forza dello Spirito Santo che è in voi. Fin dall'inizio della Chiesa, lo Spirito Santo ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza in Pietro, negli Apostoli, nei primi cristiani. Lo Spirito Santo può fare la differenza anche oggi in chi, affidandosi allo Spirito Santo, vuole vivere fino in fondo il dono del mistero grande ricevuto con il sacramento delle nozze. Questo è il mio augurio per tutti voi. Buon anno.